Salve a tutti, sono Tarelas e benvenuti a questo nuovo episodio di The Witness. Allora, eravamo arrivati qua nella palude dove ci sono, dove viene insegnato il modo di utilizzare correttamente questo. Viene insegnato il modo di utilizzare i tetramini. Così? Sì, ok. E questo? Oh cazzarona. Questo mi sa di molto difficile. Aspetta. No, perché quei due si toccano. Quindi devo separarli, quei due. No. Ah no, sono stupido. Basta che lo chiudo così. No. What? E come cazzo faccio? Aspetta. Allora, questo qua dovrebbe essere che devo fare due quadrati, quindi possono... Così ci sta. Va bene. No. Nessuna delle due forme viene rispettata in questa maniera. Questo qua, adesso così, in questa maniera invece questo non viene rispettato. Ma quindi, come cavolo dovrei fare? Lo faccio... No, così non ho... Come cavolo dovrei farlo sto qua? What the fuck? Quale sarebbe la logica? Aspetta, è una cosa che probabilmente... Poi ci... E poi non ho questo qua quadrato attorno. What the fuck? Ma vedete che poi... Qua rimane... Allora, aspetta un attimo. Devo riuscire a rinchiudere questo quadrato dentro se stesso. No, perché questi due si toccano. Ma porca troia. Allora, aspetta. La logica era che devo inserire ognuno dei pezzi all'interno di un quadrato che, all'interno di una forma che è uguale a quella. Quindi devo trovare una forma che rinchiuda le due cose, che sia questo, per questo qua un quadrato. Sì, ma come faccio a passare su tutti e quattro i lati di questo quadrato? Questo è il problema. Come cazzo faccio a rinchiuderlo? Allora, devo trovare una strada che chiuda questo qua all'interno di questo e questo all'interno di questa casella. La cosa più ovvia che verrebbe da fare è questa qua, che non va bene perché questo qua non è chiuso del tutto. Quindi se faccio così non va bene, perché questo rimane chiuso all'interno di una forma che non è un quadrato. No, così è sbagliata per entrambi. Allora, così non va bene. Sicuramente è una puttanata che è strana, che io non capisco ora, ma che poi andrò a capire. No, vedete, così tutti, qua, tutti e due sono... Cioè, pensavo, magari se li rinchiudo nella stessa forma non è un problema. Scusami. Oddio. Basta che... Ok, quindi posso fare la somma delle due cose e quindi posso metterlo in quel pezzo. Ok. Cazzo di mindfuck. Quindi così questo. Sì, vedete, ho sommato questi due pezzi, quindi diventano... Mamma mia. Mamma mia, che boiata. Aspetta, questo... Come dovrebbe venire fuori? La cosa che vedete, questo, allora, questo qua era quadrato qui, quindi in teoria lo spostavo in là. Ma questo qua adesso è diverso. Allora, devo rinchiudere, devo fare un... Allora, aspetta, ragioniamo. O devo semplicemente fare una somma di 6? No, deve rispettare comunque la forma Ok. Quindi, così... No, perché non va a chiudere questo. Questo è un pochino più tosto, perché devo fare un quadrato che poi qua sopra ha una testa con due rettangoli. Aspetta, ma... Anche se è spostato di uno, è identico. Ok. Questa cosa mi ha un po' confuso. Quindi, ad esempio, se questo qui può coprire queste due, questo qua invece può coprire queste due. Ma quindi se avessi... No. Deve essere per forza così. Ok. E questo? Aspetta. No, perché comunque deve rispettare. Quindi così? No, perché comunque deve rispettare quello. Ah, non può essere per forza di cose così. No. Questo qua invece. Allora, questo qua ha una logica perché dico ok, quindi quello adiacente posso sfruttarlo. Ma questo qua che cazzo devo farci? Allora, questo qua deve stare. Questo qua è un quadrato. No, non va. No. No, anche così non va bene. Ok, sto escludendo tutte le cose una per volta per cercare di capire se effettivamente... Che cazzo di mindfuck è questo? Ragazzi, io non ho più pallida idea. Questa è un pochino più difficile. Ok, questa è un pochino più tosto. Perché ha funzionato? Ok, no, la cosa che mi sono immaginato è dico, ma se sposto il cubo, se faccio il cubo lo metto qua sopra e questo lo metto qua sotto. Però mi sa che non funziona effettivamente così e la cosa mi preoccupa. Aspetta, vediamo se funziona anche su questo. Ah, funziona, sì! Quindi posso spostare... Cioè, l'importante è che metto le due forme insieme e le rinchiudo, non ha importanza della posizione. Basta che le rinchiudo insieme le due forme. Quindi questo qua devo fare... Così? No, perché no? Ah, perché ho capito. Ok, così dovrebbe essere. No, perché?
Perché non va bene? Sono un quadrato e un coso. Ah, perché è in orizzontale. Quindi devo rispettare il fatto che è in una forma orizzontale. Ok. Ok, ok, aspetta. No, 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 no. Fermo, 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 fermo. Così. Sì. Quindi devo rispettare la forma del tetramino, cioè la direzione in cui va. Non posso spostarlo verticalmente, ma ad esempio questo qua è, potevo usarlo soltanto in verso l'orizzontale. Ok, interessante. Cosa ho attivato? A furia di fare tutte ste robe, ho attivato questo. Molto bene. Allora, devo fare quindi una forma così, una forma così. No, non va bene questo. Ah, questa è tosta. Perché devo... Porca troia, non è per niente facile. Questo qua diventa già più complicato perché devo... Allora, devo fare un verticale, un orizzontale e un verticale. Vedete, questo qua è quello che non va bene. Ti prego, non dirmi che devo andare a rifare. Ok, no. Mamma mia, che suono brutto che ha fatto. Proprio... Ok, ok, ok. Allora, devo rinchiudere tutto quanto all'interno di queste tre forme. Aspetta, potrebbe essere così facile? Sì! Sì! Ok, quindi posso anche unirle insieme. Ok, 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 interessantissimo. Questo qua però che cosa è andato ad attivare? Aspetta, se è andato ad attivarlo per di là vuol dire che è qualcosa per di là. C'è qualcos'altro per di qua che non so. Vediamo un attimo. Ah no, c'è qualcos'altro qua ma non voglio esplorarlo per ora. Lo faremo dopo ragazzi, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo dopo. C'è tempo dopo. Allora, devo... Ok, ho capito. So già come modificarlo, basta che faccio così. E poi lo modifico questo così. E dovrebbe attivare la piattaforma per di qua. Ah... Mi sento una bella persona. Ah, ho capito. Nel caso in cui lo mando di là, ok, posso tornare dall'altro lato. Infatti adesso mi chiude fuori dall'uscita. Perfetto, perfetto, sì, sì. Mi sento una persona intelligente. Sapete, a volte è raro che succeda, però a volte succede. Qua è sott'acqua, quindi non posso farci nulla. Quindi devo andare qua sopra, immagino. Fammi indovinare, è una specie di cosa che decide tutto qua. No. No, 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 per niente. Ammazza. Porca troia. Ok, questo è veramente complicato. Devo mettere due forme verticali da tre. What the fuck. Ok, ok, calma e sangue freddo. Sarebbe così. Cioè, la cosa più intuitiva da fare sarebbe questa, ma ne escludo questo qua. Perché vedete, sarebbe uno da 4 e due da 3, così. La cosa è che deve essere all'interno sto qua. Aspetta un attimo, devo ragionarci. Questo è veramente complicato. Porca troia, non è per niente facile sto qua. Questo è difficile, ora cominciano quelli difficili. Quindi potrei semplicemente rinchiudere tutto quanto all'interno di questa forma qua. Se potessi rinchiuderlo così, vedete, l'unica cosa è che dovrei tagliare questa parte qua e non so come tagliarla. Ah no, comunque non andrebbe bene perché dovrei tagliare così. No, non va bene perché comunque... La cosa è che questo braccio rotto qua è quello che mi frega. In teoria non ha importanza l'ordine, la posizione in cui li metto. Quindi potrei persino mettere questo da 4. Potrei metterlo qua dentro. No, l'unica... Allora, i due modi in cui questo da 4 può starci è che o sta qua sopra o sta qua sopra. Perché sennò mi impedisce a questi altri di fare. Quindi se lo faccio qua sopra non posso fare questi due. Se lo faccio qua sotto però... Aspetta, è così semplice? Sì, è così semplice. Sono un totale idiota. Questo qua è lo stesso discorso. Ah, questa volta però mi frega facendo una cosa... Ok, 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 aspetta. Ho un'idea. Vediamo se funziona così. Quindi posso posizionarli. Non ha importanza di come li posiziono i pezzi, ma poi devono essere tutti uniti insieme. Devo fare una forma in cui ci stanno. Qua li sto includendo tutti quanti, era la versione più semplice. Qua invece comincio già a fare una strada attorno a questi. Quindi... La cosa che dovrei fare è qualcosa del genere, visto che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7, sono giusti. Quindi, aspetta, io ho sempre fatto l'approccio da così, ma... Aspetta, aspetta, ti prego dimmi di sì, ti prego dimmi di sì. Mi sento bello, mamma mia, mamma mia. Ok, in pratica devo trovare una strada che li riunisca tutti... Ragioniamo come prima. Track. Questo sarebbe il modo più efficiente, tra virgolette, per farlo. Sarebbe così. No. Perché ho messo... Ho messo troppo. Allora, aspetta. Perché no? Proviamo così, va bene. Posso cambiare anche la direzione? No, non va bene. Ah no, perché sto contando male i cosi. Allora, aspetta. Quindi... Così sono tre. Due. Così. Aspetta, tre. Allora, aspetta.
questo qua, così la L. C'è la, allora, c'è la L, ci sono i due, ci sono le tre verticali. Sì! Oh mio Dio, non ci credo. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Se continuo ad andare avanti così, giuro, mi esploderà il cervello per un po'. Bene. Allora, ragazzi, direi che chiudiamo qua. Voi vedete il video tagliato, ma io ci sto anche mezz'ora qua a provare a capire effettivamente cosa sto facendo. Quindi diventa un po' pesante da registrare. Proverò a tagliare le parti finché non arrivo alle soluzioni, cercando di non... non lo so. Troverò il modo di farlo, perché qua comincia ad essere davvero, davvero pesante. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Buah.